Rugby House. Ed ecco entrare in campo qui allo stadio Mario Battaglini di Rovigo, con la casacca bianco-nera, i calzoncini neri, i calzettoni verdi, la squadra della futura Park Rugby Roma, questa gloriosa società del rugby italiano fondata il 2 ottobre del 1930, appunto in questa stagione sportiva festeggia il suo 80° compleanno. E naturalmente con la fanfara dei bersaglieri e il tripudio del pubblico rodigino della tribuna Quaglio, entra in campo anche la FMCZ Rugby Rovigo Delta, che schiera Stefan Bassone estremo, poi il trequarti Zorzi, Pace, Duca, Bacchetti, la mediana composta da Bustos, Zanirato, terza linea con Guzman numero 8, Foschi e Persico, seconda linea Tumiati e Reato, la prima linea Boccalon, Mahoni, Milani. Gli ospiti schierano quindi Rebecchini estremo, la linea dei tre quarti formata da Scarnecchia, Manozzi, Pavanne e Del Bubba, la mediana inedita per questa stagione formata da Carlo Vannini e Nicola Leonardi, che è anche capitano della squadra. La Roma deve fare a meno di suoi più importanti kicker, Meiring e Rodriguez, che si è infortunato nella partita precedente, il derby contro la Mantovani Lazio. Terza linea con Alberto Saccardo, poi Persico, il fratello di Aaron, Lance Persico, quindi Damiani, e seconda linea con German e Boscolo, quindi prima linea Roson, Dapice e De Gregori. Il lancio storto della prima introduzione da parte di Dapice permette a Rovigo di giocare invece con proprio lancio a fondo touche. Agustin Guzman arpiona il pallone, chiama i compagni alla spinta, ecco il pack di Rovigo che tenta di violare la difesa della Roma, ma vedete, grande spinta ottima della parte romana che cerca di impedire e rallentare l'uscita del pallone. Zanirato scarica all'esterno, Bustos, attenzione, c'è un pallone perduto malamente da parte dei giocatori del Rovigo, poi recuperato, seconda fase con gli uomini del PAC. Zanirato, pallone per Bustos, Persico riceve il pallone dal mediano apertura ma viene ricacciato indietro. Rovigo ha perso un po' l'abbrivio, ancora German Bustos per Bacchetti che trova il corridoio e va a marcare la prima meta del match. Sono passati 8 minuti e Rovigo marca la prima meta con Andrea Bacchetti. Fa per il mediano d'apertura del Rovigo che realizza anche la trasformazione. Al piede Zanirato per cercare di allontanare la pressione, ma il contrattacco con la linea dei tre quarti, attenzione, un clamoroso buco da parte di Riccardo Pavan. La Roma nell'area dei 22, splendida iniziativa, il Rovigo non riesce a trovare il bandolo della matassa, superiorità numerica per la Roma con la seconda linea German e poi il pallone viene perso in avanti, contrattacco del Rovigo con Matteo Foschi che ha recuperato palla e attenzione perché questo pallone di Foschi è importantissimo, la Roma poteva sicuramente sfruttare meglio la superiorità numerica, il possesso di palla, ma purtroppo un difetto nell'handling del pallone ha determinato un recupero del pallone da parte di Foschi e poi dal raggruppamento, vedete, i giocatori del Rovigo non sono riusciti a pulire il pallone, la pressione della Roma ha obbligato i rodigini a un fallo. 31° minuto del primo tempo, occasione per la Roma di togliere lo zero dal tabellino con Carlo Vannini, mediano d'apertura che trasforma, che obbliga Bacchetti a voltarsi e a retrocedere. Bravo Andrea, recupera il pallone, contrattacco ora del tre quarti ala del Rovigo che poi viene, supera il primo placcaggio, imposta un raggruppamento a terra, c'è chiaramente Manozzi in fuorigioco, Pennè lo ha visto e in realtà poi ha fischiato un altro tipo di irregolarità, parte Zanirato velocemente, guadagna un break di 15 metri, Basson dall'altra parte, dentro a Luke Money e il capitano come al solito tiene vivo l'ovale, Luigi Milani va dentro, scarica e l'offload per Giovanni Boccolon, tutta un'azione dei piloni del Rovigo che sembravano dei tre quarti ala. Ci prova Stefano Basson a trasformare questo penalty, la potenza c'è e arriva anche la trasformazione, 3 punti per i rossoblù. Ancora la Roma in possesso, quarta fase con pallone scaricato molto male da Manozzi e poi la pressione del Rovigo al piede con il pallone in corridoio, recupera terra Del Bubba, Basson ruba la palla e va a marcare la meta di Stefan Basson.
gravissima indecisione del trequarti ala Fabrizio Del Bubba. Ci prova German Bustos a mettere altri due punti nel tabellino. Bravo German. Addirittura da metà campo questo tentativo di Stefan Basson, che ha una potenza non adeguata e poi era anche piuttosto storto il pallone. Grande applauso per Davide Duca al trentesimo della ripresa che esce, e anche per Roberto Pedrazzi che rientra in campo e fa il suo esordio dunque in campionato. Naturalmente i pacchetti di Mischia sono molto cambiati con le sostituzioni avvenute nel secondo tempo. Ecco, introduce Guanci Legora, il pallone è vinto da Rovigo che riesce a mantenere la posizione, scarico su Bustos, cerca il buco German Bustos, va in meta proprio il gentiluomo di Mendoza, che ha fintato l'apertura all'esterno, poi ha girato su se stesso. È complice una distrazione anche della difesa della Roma e il puntuale sostegno offensivo dei compagni, è andato in meta. Arriva anche la trasformazione, ma anche Rovigo sicuramente avrebbe potuto fare un qualcosa di più. Ancora un pallone da rimessa laterale, cambia tutto Bustos, Samuele Pace ancora una volta, un giocatore che fa la differenza in questo Rovigo, e dopo aver guadagnato praticamente 40 metri al piede scarica su Legora, Bustos, Marcello De Gasperis in corridoio e poi la difesa della Roma si salva. Ancora vantaggio per la Roma, ricacciato indietro il portatore di palla. I romani insistono, vedete, è un modo anche per arrivare alla fine della partita con l'orgoglio di poter dire: abbiamo fatto una meta al Battaglini, la meta è arrivata al 44esimo minuto. Tentativo di trasformazione di Vannini che non riesce. La Roma si difende con coraggio per cercare di evitare quella meta del bonus del Rovigo. Bustos, serve a Pedrazzi che trova il break e poi scarica su Pace, il sostegno del Rovigo, con Legora che scarica all'indietro su Giovanni Boccalon che non arriva, e poi Zorzi perde il pallone in avanti. 54esimo minuto, pallone ancora in possesso per il Rovigo, ma ovviamente ora ripartire dall'area dei 22 per andare a cercare la meta è veramente complicato, poi non c'è nessuno. Bustos scarica su Basson, anzi su Zorzi, e la palla viene scaraventata in out, poi arriva qualche giocatore del Rovigo per il sostegno, la partita viene conclusa dall'arbitro Pennè e quindi il Rovigo batte la futura Parc Roma 24-8.